Mi diria che il futuro della lenga piemontese è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. L'Italia fa la migliore quota del mondo, ma è anche la più sostenibile, perché non si inquina più, c'è naturalmente la tutela degli esposti del ciclo produttivo, non si usano i bambini piccoli, ad esempio, per fare i lavori, ci sono i sindacati chiaramente, ci sono i contratti di lavoro, quindi se si fa sistema, e l'Italia fa sistema, davvero ha una voce autorevole a livello globale, forse ha la voce più autorevole a livello globale sul fashion, quantomeno sul fashion di alta moda, che poi è quello che le aziende inglesi servono. Nata nel 2001, ci occupiamo di ecotossicologia o di sostenibilità chimica. Abbiamo messo insieme a livello nazionale le competenze, diciamo, tecnico-scientifiche del settore tessile con le conoscenze della fisiologia umana e del sistema sanitario per percorrere due strade. A parte fare ricerca, quindi magari riuscire a realizzare dei prodotti innovativi per aprire nuove nicchie di mercato alle aziende, e dall'altra usare la leva della tutela della salute del consumatore come leva di tutela del prodotto di qualità o del made in. Tessile Salute si muove su due ambiti come attività, uno è quello privato e quello pubblico. In ambito pubblico forniamo supporto tecnico alle autorità competenti, quindi ai ministeri, in modo da riuscire a fare politiche che tutelino la competitività del sistema manifatturiero italiano. Ma dall'altra, rispetto alle imprese, mettiamo le imprese in condizione di rispondere serenamente a qualsiasi richiesta arrivi dal mercato. Quindi siamo un loro consulente chimico, siamo l'unica realtà nazionale in cui tutti gli stakeholder assieme lavorano per definire ad esempio delle linee guida che sono regole sulla sostenibilità chimica in modo di fare ordine e chiarezza su un mercato che sennò sarebbe abbastanza confuso. Noi ci occupiamo del rischio chimico, quindi dal nostro punto di vista, che è uno spicchio della sostenibilità. Per rendere un'azienda o una filiera sostenibile bisogna prima renderla totalmente tracciata, quindi sapere esattamente quali sono le aziende che fanno parte di quella filiera a partire dalla materia prima fino alla realizzazione del capo finito. Poi bisogna sapere quali sostanze usano e anche come le usano. E la produzione può essere sostenibile anche usando delle sostanze decisamente pericolose, ma non usate con una buona prassi di fabbricazione. Allora, declinare la sostenibilità chimica vuol dire conoscere esattamente azienda per azienda come sono usate le sostanze e quali sostanze vengono usate. Questo fa anche la differenza dell'azienda italiana, può fare dell'azienda italiana rispetto al resto del mondo, perché la tracciabilità della filiera non è una cosa banale, ma le aziende italiane ce l'hanno serenamente. Come associati oggi siamo 120 circa, la stragrande maggioranza sono aziende manifatturiere, sono di 7 regioni diverse, perché siamo nati qua, ma la dimensione nazionale l'abbiamo raggiunta da un po'. Il mercato oggi richiede la sostenibilità, è diventato un driver per le vendite, ma sul mercato si trovano le affermazioni le più disparate, anche qualcuna assolutamente non attendibili. Invece riuscire a dimostrare che un'azienda, o meglio, tutta la sua filiera produttiva è sostenibile, questo è un gol importante, fa la differenza del made in Italy rispetto ai concorrenti di basso costo. Siccome la gestione della sostenibilità è estremamente complessa, non c'è nulla di semplice e qualsiasi affermazione o anche un semplice numero, un semplice requisito deve essere guardato a 360 gradi. Quindi non si può fare che così, cioè solo lavorando tutti insieme si riescono a definire delle regole attendibili dal punto di vista tecnico e inattaccabili dal punto di vista, vogliamo dire, anche etico. L'Italia ha bisogno di aprirsi al mondo, cioè lo stesso territorio biellese che è sempre stato aperto al mondo, ma bisogna ulteriormente di aprirsi al mondo. Cioè solo confrontandosi senza paura probabilmente si riesce a trovare le soluzioni. Il futuro che penso è
un'Italia serena, nel senso che ha le potenzialità umane enormi, ma che sia in grado di poter far sì che queste potenzialità possano davvero esprimersi compiutamente. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.